una particolare terapia mediante interventi assistiti con gli animali, nel caso di specie l'onoterapia, attraverso il ricorso ad asini. Presentato ai Sernia il progetto nato dalla sinergia tra il CSV Molise, il Centro Servizi per il Volontariato e l'Associazione Ticane Assiem. Nella sala Raucci del Palazzo di Città, con gli organizzatori, a illustrare diversi aspetti legati al trattamento mediante onoterapia, due psicoterapeuti, Eugenio Milonis e Maria Elena Tufano, e la psicologa Ilaria Zeoli. L'onoterapia, hanno spiegato gli esperti, è basata sull'assunto, che vale per ogni tipo di pet therapy, secondo cui per l'animale non esistono pregiudizi e differenze. Insomma, in questo caso per l'asino, tutti gli uomini sono uguali, senza discriminazioni basate sulla presenza di qualche tipo di disabilità. Un altro aspetto rilevante è che le attività, per ovvi motivi, si realizzano non nelle tradizionali strutture sanitarie, bensì in luoghi come fattorie e maneggi, in cui i pazienti possono stare a contatto con la natura. A proposito dei pazienti, sorprende il novero delle patologie per cui, stando agli esiti di recenti studi sull'argomento, si apprezzano benefici legati a tale particolare approccio terapeutico. Entrerà in vigore fra pochi giorni la legge sulle attività di terapia con gli animali, no? L'asino in particolare, proprio per le sue caratteristiche etologiche, comportamentali, di indole, è particolarmente indicato per tutte le problematiche di tipo psicologico, quindi dai ragazzi caratteriali, ragazzi autistici, adolescenti con problemi emozionali, psichiatrici. Noi lavoriamo molto con gli psichiatrici, sino agli Alzheimer. Sono 10 anni che seguiamo ragazze anoressiche, quindi con il disturbo del comportamento alimentare e con l'asino, no? Nell'ambito delle dipendenze, ultimamente l'ultima cosa che abbiamo fatto a Roma è seguire ludopatici, quindi dipendenti da gioco d'azzardo, che le dipendenze poi altro non sono che un atteggiamento di perdita di interesse verso la vita, perdita di interesse verso la famiglia, verso i figli, verso il mondo emozionale. Esiste una fissazione solo in un'unica direzione, quindi attraverso l'attività con gli animali si tende a recuperare quello che è il mondo affettivo, il mondo emotivo, no? Perché questo viene, come dire, automaticamente messo in moto dalla presenza dell'animale.